Ciao a tutti e bentornati, sono Paola Reggiani e oggi vorrei parlare con voi di un argomento che mi sta molto a cuore e che in questo periodo sta facendo anche grande scalpore nel mondo della scuola, ovvero il concorso ordinario. Quindi adesso parleremo insieme, vi dirò un po' quello che penso io e sarò molto felice di leggere i vostri eventuali commenti, integrazioni a questo video, pareri ed esperienze personali qui sotto. È un argomento che mi sta molto a cuore perché proprio in questo periodo moltissimi miei colleghi vecchi, recenti, attuali si stanno dedicando alle prove concorsuali e io stessa mi ero iscritta al concorso ordinario proprio perché era stato bandito 2 anni fa, quindi all'epoca ero anch'io ancora una precaria della scuola, non avevo ancora vinto il concorso straordinario. Se i tempi tra l'iscrizione e le prove concorsuali fossero stati più razionali, ad esempio, io stessa mi sarei iscritta ad altre classi di concorso rispetto a quelle alle quali mi sono iscritta. La tempistica, quindi, di realizzazione delle prove, di attuazione delle prove, già per me è una criticità piuttosto grave. Ma scendiamo nel dettaglio. La prova in sé. Questo video, infatti, nasce un po' dalla mia volontà di consolare chi non è passato. In questi giorni, infatti, pochissimi tra i miei conoscenti sono riusciti a passare la prova. Per loro sono stata felicissima e se tra di voi ci sono dei vincitori, vi mando un grandissimo abbraccio virtuale e vi faccio i miei più sinceri complimenti. Per tutti gli altri colleghi, invece, ho qualche parola piena d'affetto perché, come ho detto ai tanti con cui ho parlato, ritengo che non vi dobbiate scoraggiare. Intendo dire, immagino, posso capire che sia stata una grande delusione. Chi si iscriveva all'ordinario 2 anni fa era perché non aveva accumulato abbastanza anni di servizio per poter accedere allo straordinario, magari era appena uscito dall'università, pieno di sogni, di speranze. Ecco, non è una singola prova che le manda in frantumi, che manda in frantumi i vostri progetti o quello che vi siete costruiti o che deve farvi mettere in discussione quello che siete. Oltretutto, secondo me, una prova costruita in questo modo. Premetto che ne parlo con cognizione di causa, perché io stessa sono andata nel luogo stabilito, all'orario stabilito, mi ero iscritta all'epoca, adesso a tempo indeterminato i permessi per concorsi ed esami, fino ad 8 nell'arco di un anno, sono retribuiti. E questa è un'altra cosa un po' assurda secondo me, per il semplice fatto che un precario avrà sicuramente più necessità, per esempio, di recarsi a fare concorsi, anche perché voglio dire, con la frequenza con cui vengono banditi, ecco, rispetto ad una persona a tempo indeterminato. Cioè, se penso al mio caso, a me serviranno magari per gli esami dei corsi di aggiornamento, penso a quante certificazioni di lingua, a quanti esami di corsi di perfezionamento ho dovuto fare non retribuita, ho dovuto prendere come tutti il permesso non retribuito, ecco. Ma a prescindere da questa, che è un'altra criticità, una prova costruita in questo modo è una prova che chiaramente ha l'unico scopo di scremare per poter far accedere pochi poi all'orale. All'orale c'è la necessità che ci vadano poche persone, perché io penso, nella mia classe di concorso a 012 per lo straordinario, eravamo poco più di un... l'abbiamo vinto in meno di un centinaio di persone qui in Veneto. Iscritte eravamo, mi pare, più di 200 e ci hanno messo oltre 6 mesi a correggere le prove. Ora, immagino quanto tempo prenderebbe fare orali per così tanti iscritti. Adesso io non ricordo di preciso il numero di colleghi iscritti al concorso ordinario, però considerate che il bacino di utenza era grandissimo, perché potenzialmente hanno partecipato persone che hanno già lavorato, che non hanno mai lavorato, appena uscite dall'università, eccetera, eccetera. Quindi il bacino d'utenza era sicuramente straordinariamente più grande rispetto allo straordinario. E quindi, proprio partendo da questo assunto, era chiaro che la prova sarebbe stata, non dico estremamente difficile, io sono andata comunque in ricognizione per la A022, all'epoca mi ero iscritta, avevo pagato, le scuole medie non sono la mia aspirazione, però ritenevo di avere il diritto di poter provare, casomai avere la soddisfazione di prendere un'altra abilitazione, e la prova personalmente è stata una prova
per quanto possibile interessante, le domande erano belle, a tante ho risposto senza neanche pensarci, di altre non sapevo proprio la risposta ed evidentemente nel ipotizzare, perché per alcune ecco, sulla base delle mie capacità ho potuto anche rifletterci, su altre invece no, proprio non avrei saputo da dove partire e quindi io sono una dei fantastici 68 quando la soglia invece era 70, quindi per una risposta scorretta mi sono evitata il piacere di andare a fare l'orale. Ma tutto questo per dire che non mi sento assolutamente una cattiva insegnante e che anzi, come ho detto a tutti i miei colleghi, auguro loro di poter vincere una prova concorsuale come quella che ho avuto l'occasione di fare io. Una prova concorsuale che quindi non era di sbarramento, ma piuttosto che aveva lo scopo di far mettere in luce, far mettere in pratica al docente le competenze, le conoscenze, le abilità acquisite in tutti i suoi anni di lavoro. Lo straordinario era per chi aveva già tot anni di esperienza. Quindi mi sono trovata davanti ad una prova molto molto diversa, una prova esclusivamente in questo caso nozionistica, ma d'altra parte, ripeto, penso al bacino d'utenza. Se pensate a persone appena uscite dall'università in un paese come l'Italia, in cui per la scuola secondaria non ci sono percorsi ad hoc, non so, domande di metodologia io le avrei trovate in questo scritto un po' fuori luogo, anche se, ripeto, io dico che la prova dello straordinario è stata 100.000 volte più bella e soddisfacente. Io ho amato il fatto di aver dovuto creare una griglia di valutazione, una ipotetica prova di verifica di analisi del testo, UDA, lezioni, insomma è stata bellissima e soddisfacente dovermi dedicare ad un tema specifico e pensare a tutte le eventuali declinazioni, la possibilità di inserire tutto ciò che ho imparato nei corsi di aggiornamento in questi anni. Quella è stata una bella prova e io auguro a voi aspiranti docenti di poter vincere un concorso come quello in cui poter passare grazie a tutto ciò che avete imparato e concretamente con quello che è il vostro mestiere. Con questo non voglio togliere assolutamente nulla a chi ha vinto il concorso ordinario, anzi chapeau, vi faccio tantissimi complimenti. Vincere un concorso è sempre una grandissima soddisfazione e vista la bassissima percentuale di vincitori dell'ordinario, ancor più dovete far vanto di ciò che siete riusciti a fare. D'altro canto però dico a chi non l'ha passato che ci saranno altre occasioni. Suona anche a me una frase un po' di circostanza, perché la realtà so che è diversa, nel senso che se tra il bando e l'attuazione sono passati così tanti anni per poter fare il concorso, dico, accidenti, chissà adesso quando i miei colleghi avranno la possibilità di fare un altro concorso. Però in cuor mio spero che davvero qualcosa stia cambiando nel mondo della scuola, spero che nascano dei percorsi abilitanti ad hoc con cui formare i docenti a tutto tondo, che non vengano più fatte prove come questa che hanno mortificato tanti colleghi anziché farli sentire fieri di ciò che fanno. Ecco, mi auguro che questo possa essere l'ultimo step di un vecchio sistema, anche se so benissimo che lo straordinario abilitante bandito ancora 2 anni fa deve ancora uscire, e che possa essere invece il primo passo verso un percorso nuovo, un nuovo sistema non solo di assunzione ma anche di formazione dei docenti, un sistema che sia in grado di valorizzare la figura del docente, la sua preparazione, e non ecco di che non lo mortifichi. E però penso anche che il cambiamento debba arrivare da noi, non dalle cose ma dalle persone, e che quindi dobbiamo essere prima di tutto noi consapevoli delle circostanze, degli sforzi, delle nostre possibilità, delle nostre capacità, della nostra preparazione, del nostro entusiasmo, e quindi dobbiamo essere noi i primi a non abbatterci di fronte a quella che è stata una possibilità tra tutte quelle che la vita ci riserverà. E quindi l'importante è non perdere l'entusiasmo, non perdere la grinta, cercare subito di concentrarsi per raggiungere il prossimo obiettivo. Non è una prova che fa
il docente che siamo, un po' come quando diciamo ai nostri studenti di fronte ad una delusione, tu non sei la valutazione che hai preso in questa verifica. E sappiamo quante variabili influenzano le nostre performance. Ecco, quindi quel giorno, più che per me, io ero andata molto serena, più con la curiosità che con l'intenzione di realizzare nel concreto qualcosa. Ripeto, la media, la scuola media inferiore non è il posto in cui voglio lavorare. Ho capito che la scuola secondaria di secondo grado è la mia casa, è ciò che voglio fare, però ecco, una sana curiosità intellettuale mi aveva spinta, anche perché dopo tutta questa lunga attesa, ad andare comunque a vedere, ed è stata effettivamente una carneficina, come dicono. Nella mia batteria non è passato nessuno, il mio 68 e quello di un'altra collega sono state le valutazioni più alte, anche nelle stanze attigue ho sentito che è passata una collega, ma nessun altro. Ed è stato un po' come quando, ecco, ho fatto lo straordinario, cioè parlando con i miei colleghi, la mia sensibilità, il mio essere, la mia conoscenza del mondo della scuola mi ha spinta a dire loro: non c'è differenza tra me, io che ho passato il concorso, e tra invece chi non l'ha passato. Io non lo so, ritengo che ci siano circostanze, occasioni, buone giornate, una buona preparazione, ma so per certo che tantissimi colleghi che non hanno passato lo straordinario sono comunque colleghi che io stimo, e la stessa cosa è per l'ordinario chiaramente, colleghi che stimo, che lavorano nel mondo della scuola addirittura in alcuni casi da decenni. Non perché nel nostro caso una persona non conosce l'incipit di un'opera oppure non ricorda di preciso una data significa che è una persona poco preparata. Ecco, io penso questo, anche perché lo sappiamo, il lavoro del docente è tanto classe, ma ancor di più fuori classe, nel senso che quello stesso docente che in sede di concorso non ha saputo dare una risposta per un piccolo cavillo oppure si è fatto confondere da una risposta, è quello stesso docente che il pomeriggio magari passa ore a preparare le lezioni per i suoi studenti, quindi non mi permetterei mai di dire che è una persona poco preparata o che è una persona inadatta al proprio lavoro. Con questo video voglio dare tanto coraggio, infondere un po' di autostima a chi non è riuscito a passare la prova, ma ci aveva riposto tante speranze. Era una prova fatta per scremare, secondo me, a prescindere dalla preparazione, perché in alcuni casi mettere una crocetta al posto giusto o sbagliato era anche questione di fortuna. Quella, io sono convinta, l'ho detto anche in più video, serve sempre. Un pizzico di fortuna ci aiuta. Quindi davvero ci tengo, vi mando un grandissimo abbraccio virtuale, non perdete l'entusiasmo, spero che siate tornati dai vostri studenti dentro di voi un po' abbattuti, ma che fuori non l'abbiate dato a vedere, così che anche loro possano essere stati per voi d'aiuto nel tirarvi su, nel farvi trovare nuovamente quelle ragioni che vi spingono a fare il vostro lavoro, seppur da precari, sempre con lo stesso entusiasmo e la stessa passione. I ragazzi sono la nostra miglior medicina. Un abbraccio a tutti. Penso davvero che ci siano pochi lavori più eroici o tanto eroici quanto quello del docente.